valore di questo progetto è quello di creare un'attrattività turistica al territorio, creando una filiera di impresa turistica che ha un prodotto, quello delle vie del viandante. Nel nostro territorio le vie del viandante hanno un segmento, il cosiddetto sentiero del viandante, che in questo momento va da Abbadia Lariana e arriva fino a Colico e oltre, con altri attracciati aggiuntivi che in questi anni sono stati appunto aggiunti, ma sappiamo che c'è un tratto ancora più strategico, che è quello che permetterebbe di collegare Milano al sentiero del viandante, congiungendo Lecco con Abbadia Lariana. Quindi il progetto ha come presupposto di base quello del recupero di questo tracciato, ovviamente in piena sicurezza, per poter poi vendere un prodotto turistico di tutto rispetto che da Milano ci consente di raggiungere in Svizzera il San Bernardino. La Vacchia Arena rappresenta un'opportunità ulteriore per il nostro turismo, è una ricaduta direi importante per quanto riguarda l'alta Vacchia Arena, cioè la Val San Giacomo, Valle Spluga. Il percorso via del viandante lì supera il passo del Baldiccio, che è 2350 metri, e non ci sono strutture ricettive. In questo caso si realizzerà un rifugio vero e proprio in cui il viandante avrà modo di riposarsi e di vedere che il paesaggio è veramente bello in quel punto lì, perché ci sono anche due bellissimi laghi alpini. Una via del viandante che prende forma chiaramente ulteriormente all'interno della destinazione, con i nostri partner che possono crescere loro stessi anche a livello di qualità, ma soprattutto nell'offerta che vuole arrivare a raggiungere quei mercati che oggi hanno bisogno di essere raggiunti attraverso quello che è la parte, diciamo, dei social, dell'e-commerce, e non più solamente attraverso quelle che sono le vie classiche. Ecco, questa è la tappa che oggi andiamo ad affrontare, con dei partner sicuri, con dei partner chiaramente forti. Il progetto ha due obiettivi: da un punto di vista infrastrutturale, aprire la via che unisce Lecco al sentiero del viandante per creare un grande itinerario che dal San Bernardino arrivi fino a Milano attraverso il sentiero dell'Adda. Per quanto riguarda invece l'organizzazione turistica, deve creare tutti quei servizi e favorire l'aggregazione fra le imprese perché il sentiero diventi un prodotto turistico vendibile sul mercato.